un'ottima riunione per avviare l'attività organizzativa in vista delle elezioni comunali e regionali che si terranno nella prossima primavera, anche se ci sarà poi a Foggia e in Trentino Alto Adige un turno elettorale già il 23 ottobre. Abbiamo dato mandato agli organismi territoriali di fare le relative istruttorie, in molti casi ci sono dei sindaci uscenti in carica al primo mandato, quindi sarà abbastanza facile insomma confermarne la candidatura, e il resto poi si vedrà insomma dei veri territoriali. Ci siamo mossi per tempo perché oggi è il 4 settembre, il voto, salvo nei luoghi che ho citato, sarà della primavera, poi le elezioni europee sono addirittura a giugno, quindi poi si vedrà se le elezioni, ma questa non è competenza di un tavolo politico, lo deciderà il Ministero dell'Interno col governo, la data delle elezioni amministrative dei comuni, poi le regioni hanno scadenze diverse e hanno regole che dipendono anche da loro, però diciamo, abbiamo avviato il lavoro politico con grande sintonia e concretezza, e quindi pensiamo, speriamo questa volta di definire con largo anticipo tutte le candidature della coalizione di centrodestra. Abbiamo anche convenuto che in sede locale liste civiche e realtà del territorio potranno, come spesso accade, essere incluse nel perimetro del centrodestra, che resta quello con Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia, UDC e noi moderati. È sempre complicato gestire i fatti economici in un paese che ha un debito pubblico così elevato e una situazione economica complessiva mondiale sempre incerta, però siamo convinti che riusciremo a portare a casa le priorità che anche Forza Italia indica, e cioè la conferma del taglio del cuneo fiscale per aumentare il salario, le retribuzioni reali, e poi le pensioni, che per noi sono una priorità assoluta, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, e proseguire quell'incremento delle pensioni minime che abbiamo avviato l'anno scorso. Queste sono le nostre priorità, e quindi su questo poi si confronterà la maggioranza, che ha un'altra riunione che si farà il 6, quindi da lì si comincerà a dipanare la matassa della legge di stabilità, per la quale i tempi sono insomma ampiamente rispettati nella preparazione.